Allora, signori, grazie di essere intervenuti, devo dire anche così numerosi. Allora, due parole per introdurre il lavoro che proporrò questa sera. È un esperimento, perché per la prima volta mi accingo a leggere un racconto che è fiaba, perché parla anche di persone, è favola, perché parla anche di animali, ma è anche un racconto autobiografico, perché l'autore Antoine de Saint-Exupéry parla praticamente in prima persona ed è stato anche lui un aviatore che ha avuto un incidente con il suo aereo nel deserto del Sahara e quindi ha vissuto un'esperienza che poi in qualche modo rivedrete qui. E come il Piccolo Principe, alla fine, anche Antoine de Saint-Exupéry nel 1944 è sparito in volo. Il suo aereo non è stato più trovato, lui è caduto nella Baia degli Angeli al largo di Saint-Barthélemy, Saint-Michel, non so, e il suo aereo non si è più trovato, quindi non si sa che fine abbia fatto. Un po' quello che succede al Piccolo Principe. Grazie. Avevo trascorso la mia vita da solo, senza nessuno a cui poter parlare, fino a quando ebbi un incidente con il mio aeroplano nel deserto del Sahara. Qualcosa si era rotta nel motore e poiché non avevo con me un meccanico né dei passeggeri, mi accinsi da solo a cercare di riparare il guasto. Era una questione di vita o di morte, perché avevo acqua da bere soltanto per una settimana. La prima notte dormii sulla sabbia a 1000 miglia da qualsiasi abitazione umana. Ero più isolato di un marinaio abbandonato in mezzo al mare su una zattera dopo un naufragio. Potete immaginare il mio stupore quando fui svegliato all'alba da una strana vocina. «Mi disegni per favore una pecora?» «Cosa? Disegnami una pecora!» Balzai in piedi come se fossi stato colpito da un fulmine. Mi strofinai gli occhi più volte guardandomi attentamente intorno e vidi una straordinaria personcina che mi esaminava con grande serietà. Guardavo fisso l'improvvisa apparizione con gli occhi fuori dall'orbita per lo stupore. Quell'ometto non sembrava smarrito in mezzo alla sabbia, né tramortito per la fatica, la fame, la sete o la paura. Niente di lui dava l'impressione di un bambino sperduto nel deserto a 1000 miglia da qualsiasi abitazione umana. «Ma cosa fai qui?» «Per piacere, disegnami una pecora!» Quando un mistero è così sovraccarico, non si osa disubbidire.
Per assurdo che mi sembrasse a 1000 miglia di distanza da ogni abitazione umana e in pericolo di morte, tirai fuori dalla tasca un foglietto di carta e una matita. Ma i miei studi si sono concentrati sulla geografia, la storia, l'aritmetica e io non so disegnare. E non importa, dove vivo io è tutto così piccolo. Ho solo bisogno di una pecora, disegnami una pecora. E va bene. Ma questa è una pecora malaticcia, fammene un'altra. Continuai a disegnare. Ah, questa è troppo vecchia, voglio una pecora che possa vivere a lungo. Questa è soltanto la sua cassetta, la pecora che volevi sta dentro. Ah, questo è proprio quello che volevo. Pensi che questa pecora dovrà avere una grande quantità di erba, perché dove vivo io è tutto molto piccolo. Ma ci sarà certamente abbastanza erba per lei, è molto piccola la pecora che ti ho data. E fu così che feci la conoscenza del piccolo principe, anche se non riuscii a capire in un primo tempo da dove venisse. Che cos'è questa cosa? Non è una cosa, vola, è il mio aeroplano. Come? Sei caduto dal cielo? Questa è buffa, anche tu vieni dal cielo. Di che pianeta sei? Tu vieni dunque da un altro pianeta. Da dove vieni, ometto? Dov'è la tua casa? Dove vuoi portare la mia pecora? Quello che c'è di buono è che la cassetta che mi hai dato le servirà da casa per la notte. Certo, e se sei buono ti darò pure una corda per legare la pecora durante il giorno e un paletto, altrimenti andrà in giro e si perderà. Legarla? Ah, che buffa idea! Ma dove vuoi che vada? È talmente piccolo da me. Vedi, il mio mondo è quello lì, quel piccolo pianetino lassù. Sai, ogni mattina devo fare il giro di tutto il mio regno per strappare al terreno tutti i baobab germogliati, per impedire che le loro radici, soffocando il mio pianetino, mi rubino il luogo da cui ammiro i tramonti. A proposito, mi porti a vedere un tramonto? Ma per vedere un tramonto bisogna aspettare che il sole tramonti, piccolo amico mio. E sai, questo è un pianeta grande. Sul tuo basta spostare la sedia di qualche passo e ti godi un tramonto. Qui bisogna aspettare che il sole tramonti. E già, hai proprio ragione. Credo sempre di essere a casa mia. Forse tu non mi crederai, ma un giorno sul mio pianetino ho visto il sole tramontare 43 volte. Sai, quando si è molto tristi si amano i tramonti, e quel giorno ero molto triste. Ora invece sono un po' preoccupato. Senti un po', ma la pecora, oltre all'erba, mangia pure i fiori? Le pecore mangiano qualunque cosa. Sì, credo che mangino pure i fiori. Anzi, ne sono sicuro. Anche i fiori con le spine? Ma allora, le spine a cosa servono? Le spine non servono assolutamente a nulla. Sono pura cattiveria da parte dei fiori. E poi questo non è un argomento importante. Per te non è importante, perché tu ragioni come i grandi. Se io conosco un fiore unico al mondo, che non esiste da nessun'altra parte tranne che nel mio pianeta, e che una piccola pecora può distruggere senza sapere quello che fa, non è importante questo. E non è importante se qualcuno ama un fiore di cui esiste un solo esemplare in milioni e milioni di stelle, e questo basta a farlo felice mentre lo guarda. Ma se la pecora mangia il fiore, è come se per lui tutto ad un tratto le stelle si spegnessero. Non è importante questo. Non volevo dire questo. Il fiore che tu ami non è in pericolo. Disegnerò una museruola per la tua pecora e una corazza per il tuo fiore. Su di una stella, un pianeta, il mio, la Terra, c'era un piccolo principe da consolare. Non sapevo cosa dirgli, mi sentivo molto maldestro, non sapevo come toccarlo,
come raggiungerlo. Il paese delle tristezze e delle lacrime è così misterioso. C'erano sempre stati sul pianeta del piccolo principe dei fiori molto semplici. Apparivano un mattino nell'erba e si spegnevano la sera. Ma questo era spuntato un giorno da un seme venuto da chissà dove e il piccolo principe aveva sorvegliato da vicino la crescita di questo bocciolo enorme. Sentiva che ne sarebbe uscita una apparizione miracolosa. Il fiore non smetteva più di prepararsi ad essere bello, sceglieva con cura i suoi colori, si vestiva lentamente, aggiustava i suoi petali ad uno, non voleva uscire sgualcito come un papavero. La sua misteriosa toletta era durata giorni e giorni e poi, ecco che un mattino, proprio all'ora del levar del sole, si era mostrato. Mi sono svegliato ora. Ti chiedo scusa, sono ancora tutto spettinato. Come sei bello! Vero? Sono nato insieme al sole. Credo sia l'ora della colazione.
Vorresti pensare a me? Sai, con queste quattro spine non temo nessuno. Possono pure venire le tigri con i loro artigli. Ma non ci sono tigri sul mio pianeta. E poi le tigri non mangiano l'erba. Io non sono un'erba. E poi non ho paura delle tigri, ma ho orrore delle correnti d'aria. Non avresti per caso un paravento o almeno una campana di vetro per ripararmi dal freddo? Avrei dovuto non ascoltarlo. Non bisogna mai ascoltare i fiori. Basta guardarli e respirarli. Il mio profumava il mio pianeta, ma non sapevo rallegrarmene. Avrei dovuto giudicarlo dagli atti, non dalle parole. Mi profumava e mi illuminava. Non avrei mai dovuto venirmene via. Avrei dovuto indovinare la sua tenerezza dietro le piccole astuzie. I fiori sono così contraddittori. Ma ero troppo giovane per saper amare. Il piccolo principe approfittò per venirsene via di una migrazione di uccelli selvatici. Il mattino della partenza mise bene in ordine il suo pianeta, spazzò accuratamente il camino dei suoi vulcani in attività, possedeva due vulcani in attività ed era molto comodo per far scaldare la colazione del mattino. Ma quando innaffiò per l'ultima volta il suo fiore, scoprì che aveva una gran voglia di piangere. Addio, addio. Sono stato uno sciocco, scusami, e cerca di essere felice. Ma sì, ti voglio bene, e tu non l'hai saputo per colpa mia. Questo paravento non lo voglio più. Ma il vento, ma le bestie. Non sono così raffreddato, sono un fiore. E poi devo pur sopportare qualche bruco, se voglio conoscere le farfalle. Sembra che siano così belle. E delle grosse bestie non ho paura, ho i miei artigli. Non indugiare così, è irritante. Hai deciso di partire e allora vattene. Il piccolo principe si trovava ora nella regione degli asteroidi 325, 326, 327, 328, 329, 330. Se vi ho elencato tanti numeri, è proprio per i grandi che amano le cifre. Quando voi gli parlate di un nuovo amico, mai si interessano alle cose essenziali. Non si domandano mai qual è il tono della sua voce, quali sono i suoi giochi preferiti, se fa collezione di farfalle, ma si informano su che età ha, quanti fratelli ha, quanto guadagna suo padre. Allora soltanto credono di conoscerlo. Se voi dite ai grandi: ho visto una bella casa in mattoni rosa con dei gerani alle finestre e colombi sul tetto, loro non arrivano ad immaginarsela. Bisogna dire: ho visto una casa da 500.000 euro. E allora esclamano: com'è bella! Dunque vi dicevo che il piccolo principe cominciò a visitare vari asteroidi per cercare una occupazione e per istruirsi. Il primo era abitato da un re vestito di porpora e di ermellino. Oh, 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 ecco un suddito! Come puoi riconoscermi se non mi hai mai visto? Non sai che per i re il mondo è molto semplificato? Tutti sono sudditi. Avvicinati che ti veda meglio. E non sbadigliare. Non sai che è contro l'etichetta sbadigliare alla presenza di un re? Te lo proibisco. Non posso farne a meno. Ho fatto un lungo viaggio e sono molto stanco. Allora ti ordino di sbadigliare. Sono anni che non vedo qualcuno che sbadiglia e gli sbadigli sono una curiosità per me. Avanti, sbadigli ancora, è un ordine. Mi avete intimidito e non posso più. Allora ti ordino di sbadigliare un po' e un po'. Posso sedermi e posso interrogarvi? Ti ordino di sederti e di interrogarmi. Sire, su che cosa regnate?
E su tutto? Su tutto questo? E le stelle vi obbediscono? Certamente, mi obbediscono immediatamente, non tollero l'indisciplina. Io vorrei tanto vedere un tramonto. Fatemi questo piacere. Ordinate al sole di tramontare. Bisogna esigere da ciascuno quello che può dare. L'autorità riposa prima di tutto sulla ragione. Se tu ordini al tuo popolo di andarsi a gettare in mare, farà la rivoluzione. Dunque, tu avrai il tuo tramonto. Lo esigerò. Ma nella mia sapienza di governo aspetterò che le condizioni siano favorevoli. Dunque sarà questa sera verso le 7, 7:30 e vedrai come sarò obbedito a puntino. Peccato, troppo tardi. Allora non ho più niente da fare qui, me ne vado. Non partire, ti farò ministro della giustizia. Ma se non c'è nessuno da giudicare, e nel vostro pianeta ci siete solo voi. Allora giudicherai te stesso. È la cosa più difficile. È molto più difficile giudicare se stessi che gli altri. Se riesci a giudicarti bene, segno che sei veramente un saggio. Sì, ma io posso giudicarmi ovunque. Non ho bisogno di abitare qui. Preferisco andarmene. Se Vostra Maestà desidera essere obbedito puntualmente, può darmi un ordine ragionevole. Potrebbe ordinarmi, per esempio, di partire prima che sia passato un minuto. Mi pare che le condizioni siano favorevoli. Pianeta successivo era abitato da un uomo d'affari. Quest'uomo era così occupato che all'arrivo del piccolo principe non alzò nemmeno la testa. E buongiorno, signore, la sua sigaretta è spenta. 3 più 2 fa 2, 5 più 7 35, 35 meno 4 31. Sì, buongiorno, 51 più 1.720. Io non ho tempo da perdere. 1.831. 1.831 di che? Ah, sei sempre lì tu? 1.800.000 di... non lo so più, ma non vedi quanto da fare? Sono un uomo serio, io lo sai, non mi diverto mica con delle frottole. Milioni di quelle piccole cose che spesso si vedono del cielo, di quelle piccole cose che brillano, quelle piccole cose dorate che fanno fantasticare i poltroni, ma io sono un uomo serio, io non ho tempo di fantasticare, io... Di stelle. E che te ne fai di 1.800.000 di stelle? Niente, le possiedo. Tu possiedi le stelle? E a che ti serve possedere le stelle? Mi serve ad essere ricco per comprare altre stelle. Così le amministro, le conto, le riconto. È difficile, ma io sono un uomo serio e lo so fare. Ma se io possiedo un fazzoletto di seta, posso mettermelo al collo e portarmelo via. Se possiedo una palla, posso prenderla e portarmela via. Come fai tu a portarti via le stelle? Ah, ma certo che non posso portarle, però posso depositarle in banca. Scrivo su un pezzo di carta il numero delle mie stelle, poi chiudo a chiave questo pezzo di carta in un cassetto. Tutto qui. E vedi, io possiedo un fiore. Lo innaffio tutti i giorni. Poi possiedo 3 vulcani e tutte le settimane spazzo loro il cammino. Che io li possegga è utile ai miei vulcani, è utile al mio fiore. Ma tu non sei utile alle tue stelle. L'uomo d'affari aprì la bocca, ma non trovò nulla da rispondere, anche perché il piccolo principe aveva continuato il suo viaggio ed era approdato in un altro pianeta, abitato da un vecchio signore che scriveva su dei grossi libri.
era un geografo. Io sono il piccolo principe. E che cos'è questo grosso libro? E chi sei? E che cosa fai tu? Io sono un geografo, cioè un sapiente. Sì, un sapiente che sa dove si trovano i mari, i fiumi, le città, le montagne, i deserti. Sì, i deserti. Che bello! Finalmente un mestiere vero. È bello come il tuo pianeta. Dimmi, ci sono degli oceani qui e delle montagne? Non lo posso sapere. E delle città, dei fiumi, dei deserti? Nemmeno questo posso sapere. Sono un geografo, ma non un esploratore. Manco completamente di esploratori. Sì, quelli che fanno il conto delle città, dei fiumi, degli oceani. Il geografo, modestamente, è troppo importante per andare in giro. Non lascia mai il suo ufficio. A proposito, ma tu non vieni da lontano? Sei certamente un esploratore. Mi devi descrivere il tuo pianeta. Ebbene? Sai, da me non è molto interessante. È talmente piccolino. Ho 3 vulcani di cui uno spento, ma non si sa mai. E poi ho anche un fiore. Un fiore? Non ci interessa. Noi non annotiamo cose effimere. Le montagne durano, i deserti durano e pure i mari. Un fiore invece no, può scomparire da un momento all'altro. Ecco perché è effimero. Vuol dire che il mio fiore è destinato a scomparire presto? Oh, povero piccolo fiore, ha solo 4 spine con cui difendersi dal mondo ed io l'ho lasciato solo. Ma ormai sono qui e non posso farci niente. Ditemi piuttosto, cosa c'è da visitare che ne valga la pena? Il pianeta Terra ha una buona reputazione. Thank you.
il piccolo principe giunse sulla Terra. La Terra non è un pianeta qualsiasi. Vi si contano 111 re, 7.000 geografi, 900.000 uomini d'affari, oltre 2 miliardi di adulti. Fu molto sorpreso di non vedere nessuno e pensò addirittura di aver sbagliato pianeta, quando improvvisamente gli venne incontro un serpente. Ciao! Su quale pianeta mi trovo? Sulla Terra, caro, e precisamente in Africa. Ma non c'è nessuno. Questo è un deserto, tesoro, e nei deserti non c'è mai nessuno. La Terra è grande. Mi domando se le stelle sono illuminate perché ognuno possa un giorno trovare la sua. Oh, guarda, vedi quel piccolo pianetino lassù? È il mio, ma come è lontano. È bello il tuo pianetino, ma dimmi perché sei venuto qui? Ho avuto difficoltà con un fiore. Ma dove sono gli uomini? Si è un po' soli nel deserto. Sì, è soli anche con gli uomini. Tu sei proprio un buffo animale. Sei sottile e gracile come un dito. Non sembri molto potente. Non hai neppure le zampe e non puoi camminare. Ma sono più potente del dito di un re. Sì, è vero, non ho le zampe e non posso camminare, ma posso trasportarti più lontano di un bastimento. Colui che tocco lo restituisco alla terra da cui è venuto. Ma tu sei puro e vieni da una stella. Però un giorno, se rimpiangerai il tuo pianetino, o se questa terra sarà troppo dura per te, così debole e così indifeso, io posso. Come sei complicato, parli per enigmi, però ho capito tutto. Il piccolo principe attraversò il deserto. Prima incontrò un fiore, poi l'eco delle montagne e infine un giardino di rose. Qui si sentì molto infelice perché il suo fiore gli aveva detto di essere unico al mondo e non era vero. Il suo era un qualsiasi fiore, una qualsiasi rosa fra tante. Buongiorno. Buongiorno. Chi sei? Sei molto carina. Sono una volpe. Vieni a giocare con me. Sono molto triste. Non posso giocare con te. Non sono addomesticata. Che cosa vuol dire addomesticata? Tu non sei di queste parti. Vuol dire creare dei legami. Tu per me fino ad ora non sei che un ragazzino uguale a 100.000 ragazzini. E non ho bisogno di te. E neppure tu hai bisogno di me. Io non sono per te che una volpe uguale a 100.000 volpi. Ma se tu mi addomestichi, noi avremo bisogno l'uno dell'altro. Tu sarai per me unico al mondo ed io sarò per te unica al mondo. Comincio a capire. C'è un fiore sul mio pianetino. Credo che mi abbia addomesticato. Ci sono cacciatori su questo pianeta e
galline? E no? Non c'è niente di perfetto a questo mondo. Sai, io mi annoio molto perché la mia vita è monotona. Io do la caccia alle galline e gli uomini danno la caccia a me. Tutte le galline si assomigliano e tutti gli uomini si assomigliano. Ma se tu mi addomestichi, la mia vita sarà come illuminata. Conoscerò un rumore di passi che sarà diverso da tutti gli altri. Gli altri passi mi faranno nascondere sottoterra, il tuo mi farà uscire dalla tana come una musica. Oh, per favore, addomesticami. Non si conoscono che le cose che si addomesticano. Gli uomini non hanno più tempo per conoscere nulla. Comprano dai mercanti le cose già fatte, ma siccome non esistono mercanti di amici, gli uomini non hanno più amici. Se tu vuoi un amico, addomesticami. E che bisogna fare? Bisogna essere molto pazienti. In principio ti sederai un po' lontano da me. Io ti guarderò con la coda dell'occhio e tu non dirai nulla. Le parole sono una fonte di malintesi, ma ogni giorno tu potrai sederti un po' più vicino. Ogni giorno faremo così. Tu verrai qui alla stessa ora, per esempio alle 4. Dalle 3 io comincerò ad essere felice. Col passare del tempo aumenterà la mia felicità. Poi, quando saranno le 4, comincerò ad inquietarmi e ad agitarmi. Scoprirò il prezzo della felicità. Ma se tu vieni non si sa quando, io non saprò mai a che ora prepararmi il cuore. Ci vogliono i riti. Un rito è ciò che fa un giorno diverso da un altro, un'ora da tutte le altre. Così il piccolo principe addomesticò la volpe e quando l'ora della partenza fu vicina, vuoi sapere che ci ho guadagnato a farmi addomesticare? Vai a vedere le rose del campo e lo capirai. Dopo torna e ti regalerò un segreto. Il piccolo principe andò, guardò e capì subito. Un qualsiasi passante crederebbe che la mia rosa vi somigli, ma lei sola è più importante di tutte voi, perché è lei che ho annaffiata, perché è lei che ho messo sotto una campana di vetro, perché è lei che ho riparata con il paravento. Perché lei è la mia rosa. Ecco il mio segreto. È molto semplice. Non si vede bene che col cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi. È il tempo che tu hai perduto per la tua rosa, che ha fatto la tua rosa così importante. Gli uomini hanno dimenticato questa verità, ma tu non farlo. Tu diventi responsabile di quello che hai addomesticato. Tu sei responsabile della tua rosa. Sai, solo i bambini sanno guardare col cuore e sanno quello che cercano. E adesso, addio. Senti, ragazzo, i tuoi ricordi sono molto belli. Ma io non riesco a riparare questo motore. Le riserve d'acqua sono finite. Qui se non si beve si muore. Su, andiamo a cercare un pozzo d'acqua. Antoine, non sono belle le stelle e il deserto? Le stelle sono bellissime e lo è pure il deserto. Tutto quello che fa la loro bellezza è invisibile agli occhi. Oh, sono contento che tu sia d'accordo con la mia volpe. Thank you.
Incominciava ad addormentarsi. Io lo presi tra le braccia e mi misi in cammino. Ero commosso. Mi sembrava di portare un fragile tesoro. Guardavo alla luce della luna quella fronte pallida, quegli occhi chiusi, quelle ciocche di capelli che tremavano al vento e mi dicevo: questo che io vedo non è che la scorza, il più importante è invisibile. Ecco ciò che mi commuove di più in questo piccolo principe addormentato. È la sua fedeltà ad un fiore, è l'immagine di una rosa che risplende in lui come la fiamma di una lampada, anche quando dorme. E così, camminando, scoprì il pozzo al levar del sole. Era tutto pronto, la carrucola, il secchio, la corda. Quest'acqua era ben altro che un alimento. Era nata dalla marcia sotto le stelle, dal canto della carrucola, dallo sforzo delle mie braccia. Faceva bene al cuore come un dono. Da te gli uomini non trovano mai quello che cercano. Invece potrebbero trovarlo in una sola rosa, in un po' d'acqua. Ma gli occhi sono ciechi. Bisogna cercare con il cuore. Piuttosto ricordati, tu devi mantenere la tua promessa. La museruola per la mia pecora. Sono responsabile di quel fiore. Ecco la tua museruola. Ma perché me lo chiedi ora? Che progetti hai? Sai, la mia caduta sulla terra. Sarà domani l'anniversario. Ero caduto qui vicino. Allora non è per caso che il mattino in cui ti ho conosciuto tu passeggiavi tutto solo a 1000 miglia da qualsiasi regione abitata. Ritornavi verso il punto della tua caduta, per l'anniversario forse. Ho un po' di paura. Sento che mi sono lasciato addomesticare. Via, via, ora devi lavorare, devi riparare il tuo motore. Ti aspetto qui, torna domani sera. Il piccolo principe aveva calcolato tutto. Il giorno dopo la sua stella sarebbe stata lassù in alto, ben visibile, e con l'aiuto del serpente si sarebbe liberato del corpo per diventare leggero e volare fin lassù ad accudire la sua rosa. Sono contento che tu abbia riparato il tuo motore. Puoi ritornare a casa tua. Anch'io oggi ritorno a casa, ma è molto più lontano, molto, molto più difficile. Sarà un anno questa notte. La mia stella sarà proprio sopra il luogo dove sono caduto l'anno scorso. Ho la tua pecora e ho la cassetta per la pecora e ho anche la museruola. Questa notte la mia stella sarà lassù. Tu avrai delle stelle come nessuno ha. Quando tu guarderai il cielo la notte, visto che io abiterò in una di esse, visto che io riderò in una di esse, allora sarà per te come se tutte le stelle ridessero. Tu avrai, tu solo, delle stelle che sanno ridere. E quando ti sarai consolato della mia partenza, sarai contento di avermi conosciuto. Sarai sempre il mio amico e avrai voglia di ridere con me. Non devi dispiacerti, ma sai, la mia stella è troppo lontana. Non posso portare appresso il mio corpo. È troppo pesante, ma sarà come una vecchia scorza abbandonata. Non sono tristi le vecchie scorze. E poi sai, il mio fiore, ne sono responsabile, ed è talmente debole e indifeso, ha 4 spine da niente per proteggersi dal mondo.
Non ci fu che un guizzo giallo del serpente vicino alla sua caviglia. Rimase immobile per un istante. Non gridò. Cadde dolcemente, come cade un albero. Non fece neppure rumore sulla sabbia. Sono già passati 6 anni. Ora mi sono un po' consolato, anche se non del tutto. Ma so che è ritornato nel suo pianeta, perché al levar del giorno non ho ritrovato il suo corpo. Non era un corpo molto pesante. E mi piace, la notte, guardare le stelle. È tutto un grande mistero. Se un giorno farete un viaggio in Africa, nel deserto, vi supplico, non vi affrettate, fermatevi un momento sotto le stelle. E se allora un bambino vi viene incontro, se ride, se ha i capelli d'oro, se non risponde quando lo si interroga, voi indovinerete certo chi è. Ebbene, siate gentili, non lasciatemi così triste. Scrivetemi subito che è ritornato. Pacchierotti ora ci dirà anche i brani musicali splendidi che ha eseguito. Dunque, intanto mi scuso se mi avete aspettato a una certa... Si vede che vi ho addomesticato. Però stavo cercando effettivamente il libro in cui era contenuto il primo brano che avrei voluto suonare come introduzione a un preludio di Chopin, che si chiama La goccia d'acqua, forse qualcuno lo conosce, però non avendolo trovato ho ritardato e ho cambiato all'ultimo momento. La maggioranza delle musiche, direi il 99%, erano tratte dalle opere di Schumann, qualcuno le avrà riconosciute, sono dei pezzi per l'infanzia, cioè per i giovani pianisti, e molto spesso si basano su melodie molto, tra virgolette, infantili, però anche molto ricche di grande espressività e di grande musicalità. E mentre l'ultimissimo pezzo, questo canione,
era effettivamente una ninna nanna di Mozart. Splendido. La melodia non sembra non essere di Mozart e mi è piaciuta molto perché mi è venuta, come spesso capita leggendo i testi che poi la nostra Stefania ci propone, un'intuizione di scegliere questo pezzo. Poi mi sono ricordato che in tedesco questa ninna nanna si rivolge al bambino chiamandolo mio piccolo principe. Incredibile! Non poteva essere bellissimo! Grazie. Splendidi! Bellissimi, guarda! Un attimo solo, volevo dare la parola a Simona che ci dirà qualcosa per il giorno delle palme, per la Domenica delle Palme. Un altro appuntamento. Niente, vi volevo dare un appuntamento per domenica pomeriggio alle 17.30 e noi del coro di Amazon 440 Sengio Scarpigliati vi proponiamo, come così per dare inizio alla settimana più importante della nostra vita spirituale e religiosa, vi proponiamo una meditazione, quindi una preghiera insieme composta di brani letti tratti sia dalle Sacre Scritture sia delle piccolissime riflessioni intercalate poi con dei brani musicali adatti al momento. Quindi saremo molto contenti di avervi con noi per pregare insieme. Bene. Allora, domenica 17.30, prima diciamo della messa, quindi fate il 21, passate tutto il pomeriggio con noi. Bene, grazie comunque. Un lettore, Stefania, come facciamo a farci sfuggire, no? Grazie. Grazie ancora a tutti di aver partecipato, di essere venuti col tempo cattivo, però è uscito anche un po' di sole, quindi insomma diciamo che le cose sono andate abbastanza bene. Grazie ancora e buona serata a tutti.